at 4 in the morning. I'm fucking tired. La nascita dell'Azione Cattolica Italiana fu un sogno, nato dal cuore di due giovani, Mario Fani e Giovanni Acquaderpi, che è diventato nel tempo cammino di fede per molte generazioni, vocazione alla santità, per tantissime persone, ragazzi, giovani e adulti che sono diventati discepoli di Gesù e per questo hanno provato a vivere come testimoni gioiosi del suo amore nel mondo. È una storia bella e importante, per la quale avete tante ragioni di essere grati al Signore e per la quale la Chiesa vi è riconoscente. È la storia di un popolo formato da uomini e donne di ogni età e condizione, che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l'incontro con il Signore, piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla posizione sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di provenienza. Fedeli laici che in ogni tempo hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui annunciare con la propria vita la bellezza dell'amore di Dio e contribuire con il proprio impegno e la propria competenza alla costruzione di una società più giusta, più fraterna, più solidale. È una storia di passione per il mondo e per la Chiesa. È dentro questa storia che sono cresciute figure luminose di uomini e donne di fede esemplare che hanno servito il Paese con generosità e coraggio. Avere una bella storia alle spalle non serve però per camminare con gli occhi all'indietro. Non serve per guardarsi allo specchio. Non serve per mettersi comodi in poltrona. Non dimenticare questo. Non camminare con gli occhi all'indietro. Farete uno schianto. Non guardarsi allo specchio. In tanti siamo brutti. Meglio non guardarsi e non mettersi comodi in poltrona. Questo ingrassa e fa male al colesterolo. Fare memoria di un lungo itinerario di vita aiuta a rendersi consapevoli di essere un popolo che cammina prendendosi cura di tutti, aiutando ognuno a crescere umanamente e nella fede, condividendo la misericordia con cui il Signore ci accarezza. Vi incoraggio a continuare ad essere un popolo di discepoli missionari che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo. Così ci hanno insegnato i grandi testimoni di santità che hanno tracciato la strada della vostra associazione, della nostra associazione, tra i quali ci piace ricordare Giuseppe Toniolo, Armida Barelli, Pier Giorgio Frassati, Antonietta Meo, Teresio Olivelli, Vittorio Bachelet. Azione Cattolica, vivi all'altezza della tua storia, vivi all'altezza di queste donne e questi uomini che ti hanno preceduto. Chiudi gli occhi e mi troverai qui di fronte a te. Il tempo smette, non smette mai. L'amore è oltre quello che sai, ma non temere, poi capirai. Verso te io volerei per abbracciarti senza poi lasciarti mai. Ma non è tempo, questo tempo lo vedrai, ti rialzerà e ti cambierà. Solo credici, e se non riesci lo farò io per te, io con te, perché per te darei tutto quello che ho. L'ho fatto e lo farò. L'ho fatto e lo farò. Vale la pena. Far parte dei giovanissimi vuol dire far parte di un gruppo di persone sulle quali so di poter contare e all'interno del quale mi sento libero di poter esprimere la mia opinione senza la paura di essere giudicato e con la sicurezza che verrò ascoltato.
E per me far parte dei giovanissimi vuol dire anche fare esperienze, esperienze come la settimana comunitaria, che mi piace proprio perché da un lato ti permette di approfondire i legami con gli altri e dall'altro lato invece ti fa sentire proprio parte di una vera e propria famiglia. Aderire all'Azione Cattolica significa scegliere di dedicare il mio tempo a qualcosa che per me è importante, ad un gruppo in cui mi sento a mio agio e con cui confrontarmi. Non si tratta semplicemente di andare in oratorio o su meeting in questo periodo ogni 2 settimane per sentire Nico e Paolo parlare, ma è qualcosa di più, è scegliere di riflettere su temi che, seppur a volte sembrino strani, alla fine valgono la pena di essere trattati. Far parte dei giovanissimi dell'Azione Cattolica per me è come appartenere a una grande famiglia, perché ormai col passare degli anni si è stabilito tra di noi un rapporto di amicizia e di stima sincera e reciproca. E quindi è sempre bello fare nuove esperienze oppure confidarsi, confrontarsi su vari argomenti con sincerità e libertà. Far parte dell'Azione Cattolica significa far parte di un gruppo di amici. Per me la CI è un momento per socializzare con le persone, per stare con gli amici e anche per stringere nuove amicizie, ma in particolare per parlare di argomenti che di solito non si tratta. La CI è voglia di mettersi in gioco. Appartenere all'Azione Cattolica significa passare del tempo con gli amici, fare nuove conoscenze e con essi parlare di argomenti. Qui di solito non si discute normalmente, è un'esperienza molto interessante e formata. La CI è condivisione, cioè imparare a vivere insieme. La CI è un modo per prestare il proprio servizio alla comunità ed è anche un po' una famiglia. Faccio parte dell'Azione Cattolica da soli 5 anni. Tuttavia questi anni sono stati davvero pieni di bei momenti passati insieme a tutti gli altri associati. Infatti, se dovessi descrivere questa esperienza con solo 3 parole sarebbero di certo coraggio, condivisione, ma soprattutto famiglia. Ciò che amo è così sia.